Finanziamento importante per il comune di Loreto a Prutino, che si è visto destinare ieri 700.000 euro per la costituzione di una nuova caserma dei carabinieri. Un'opera per cui stavano già lavorando da tanto e che ha visto l'incontro ieri in regione con Luciano D'Alfonso e con i sindaci dei comuni interessati, tra cui appunto Gabriele Starinieri di Loreto. Da più di un anno abbiamo affrontato il problema della costruzione della caserma. A dire il vero, è la prima volta che si costruisce una caserma dei carabinieri a Loreto. In precedenza erano sempre strutture riadattate ad ospitare i carabinieri. Quindi ecco, colgo l'occasione per ringraziare il governatore D'Alfonso che ha ravvisato la necessità per la sicurezza dei territori, ma anche per le esigenze degli operatori della sicurezza, di essere accolti in strutture idonee. Quindi noi di Loreto, l'amministrazione, io in prima persona, da più di un anno alacramente abbiamo lavorato, e il traguardo di ieri, avere un finanziamento adeguato, noi abbiamo a disposizione un terreno, quindi basterà, sarà frutto di accordi con il Comando Generale dei Carabinieri per diciamo, fare il progetto. Comunque la cosa è certa, entro un anno e mezzo a Loreto sarà inaugurata la caserma dei Carabinieri.